strumento di formazione, utilizzato come strumento di formazione per le aziende, ma non solo. Sarà una discussione abbastanza ampia. E un altro tema che toccheremo sarà quello del networking tra imprese teatrali, perché Antonio ci porterà anche il caso della compagnia Orcas Island, che è una compagnia internazionale. Cioè, ci sono diversi attori, poi ci spiegherà meglio lui, che hanno costituito dall'Australia all'Italia una compagnia di improvvisazione teatrale che ciclicamente si incontra, ciclicamente fa allenamento, formazione, produzione di spettacoli e va in scena. Quindi grazie ad Antonio per essere venuto e a te la parola. Grazie Fabio, grazie a tutti, buongiorno. Allora intanto è un piacere essere qua oggi, questa bella giornata. Meno male che abbiamo un bel ventilatore che ci rinfresca le idee. E allora, da dove partiamo? Partiamo un minimo da cosa faccio io e da che cosa fa Teatro a Molla, che è la mia compagnia. Come diceva Fabio, noi ci occupiamo di improvvisazione teatrale, quindi fondamentalmente lavoriamo sulla produzione, sullo studio di spettacoli basati su questa disciplina, che andremo a vedere poi fra poco. E lavoro in questo campo da circa 15 anni e circa 5 anni fa, all'interno dei circoli internazionali di festival che vengono organizzati, ho avuto modo di incontrare altre persone che provenivano più o meno dalle stesse esperienze, quindi dal teatro di improvvisazione, e abbiamo, come dire, espresso tutti a diversi gradi il piacere, il desiderio di creare qualche cosa che in qualche modo uscisse fuori dai confini del nostro paese. Già esistevano i festival e le occasioni nelle quali incontrarsi, però di fatto l'idea venuta poi al direttore artistico del progetto Orcas Island, Randy Dixon, è stato quello di fisicamente trovarsi per lavorare a questo progetto. Per cui di fatto da circa 5 anni noi ci incontriamo una o più volte l'anno e lavoriamo su alcuni concetti forse un po' strani per l'improvvisazione teatrale, che secondo me, almeno da quella che è la mia percezione, viene sempre vista come un teatro leggero, un teatro brillante. Uno dei temi che affrontiamo, sui quali lavoriamo con l'Orcas Island Project, è la morte, ad esempio. Quindi, esatto, scardinato un po' questa percezione. Proprio perché per noi l'esigenza era quella di andare a lavorare su qualcosa di diverso rispetto a quello che appunto viene comunemente percepito come il succo del teatro di improvvisazione. Quindi, insomma, tra le nostre produzioni c'è questo spettacolo che si chiama Afterlife, che parte dall'idea di cosa succede dopo essere passati qui, nella vita, ed è un'occasione per riflettere sul tema della memoria, ad esempio, su che cosa rimane con noi, sul tema della perdita. E questo in realtà, parto da questi temi per dire che il teatro di improvvisazione poi fondamentalmente è uno strumento che viene utilizzato per poter riflettere su molti temi da una parte e molte competenze, può essere utilizzato per allenare delle competenze, quelle che vengono chiamate le soft skills, no? Ed è presente, adesso va. È un tema molto come dire, che viene molto richiesto dalle aziende. Infatti
poi è di questo che parleremo oggi fondamentalmente. Cosa sono le soft skills? Sono competenze relazionali, sono quelle che sono le abilità che sfuggono dal, come dire, dal sì, non sono le competenze strettamente tecniche, sono quelle che hanno più a che fare con la comunicazione, con la relazione tra le altre persone, saper leggere le informazioni, saper entrare in connessione con gli altri, il problem solving, tutta una serie di cose che sono quasi impalpabili. Okay? Perché il teatro di improvvisazione? Intanto c'è da dire che il mondo aziendale ha scoperto il teatro finalmente da un po' di tempo, proprio perché queste competenze che abbiamo visto il teatro le tratta da sempre. Io, occupandomi di teatro di improvvisazione, poi porto questo all'interno delle aziende. Perché il teatro di improvvisazione? Qual è la, come dire, il meccanismo in più o leggermente diverso rispetto al teatro tradizionale? Perché l'attore che fa teatro di improvvisazione in realtà porta, oltre al concetto di, come dire, oltre alla performance, oltre al veicolare un testo e al recitarlo, al consegnarlo, porta altre due cose: la scrittura, perché l'attore che improvvisa sta scrivendo il testo che recita mentre lo recita, e la regia, perché di fatto l'attore che improvvisa sta facendo anche la regia del suo spettacolo. Improvvisare, se vogliamo, è quello che poi facciamo nel momento in cui entriamo in relazione e in comunicazione con gli altri. Il teatro di improvvisazione quindi ci serve, lo utilizziamo all'interno della formazione aziendale, perché sicuramente mette il partecipante di fronte a delle difficoltà, cioè fa emergere alcune criticità e ci permette di riflettere su queste criticità e magari ci può anche dare gli strumenti per osservarle e per, come dire, iniziare un percorso per comprenderle meglio. Dico subito che non ci dà dei trucchi, adesso vanno molto di moda gli hack, i trucchi, no? Ci sono sul web un sacco di tutorial che spiegano come fare in fretta, come ottenere in fretta un risultato. Non è così, perché poi di fatto noi possiamo acquisire degli strumenti che ci permettono di riflettere su alcune cose, su alcune competenze, ma poi di fatto ci viene richiesto di metterci in gioco. Dicevo, il problema forse è anche quello che chiede chi deve essere formato, o meglio, il dirigente magari che vuole una formazione di un determinato tipo e quindi che richiede soluzioni pratiche. Io insomma mi occupo di formazione da un po' di anni anche e ti ritrovi davanti a gente che vuole la soluzione immediata, la risposta, non lo strumento per... O meglio, non vuole arrivarci per logica, anche se poi io in qualche modo tento di forzarli alla logica piuttosto che... Sì, diciamo che la parte più importante è riuscire a far passare il concetto che attraverso un training di questo tipo è possibile acquisire consapevolezza e mettere in moto dei meccanismi interiori che ci permettono poi di arrivare al risultato, piuttosto che arrivare... Io o chi per me, come dire, apro la cassetta degli attrezzi e vi do lo strumentino, che in realtà poi è fine a se stesso se lo mettiamo in pratica pedissequamente, perché poi di fatto è questo. Improvvisare vuol dire calarsi all'interno della situazione, della relazione e mettersi in gioco. Se io non mi metto in gioco, allora non mi serve nessuno strumento calato dall'alto, è una cosa artificiale. Questa è la cosa più difficile, cioè riuscire a far capire che per prima cosa ci dobbiamo mettere in gioco.
Ed è proprio per questo, sarete molto contenti di sapere ciò, che il laboratorio di oggi vi richiederà un minimo di mettervi in gioco. Perché? Perché per spiegarvi come faccio le cose vi devo far vedere come propongo io un laboratorio, che è fatto di anche di parti, come dire, nelle quali richiedo ai partecipanti di mettersi in gioco. Niente che vi farà perdere la dignità o l'incolumità fisica. Esattamente, potete continuare a fare gli esercizi mantenendo la vostra serietà, senza mai sorridere, non c'è nessun problema. E perché la modalità in prima persona? Perché, come dicevo prima, ci aiuta a toccare con mano quali sono le difficoltà che poi andiamo a toccare nel momento in cui ci troviamo all'interno di alcune situazioni. Sono le difficoltà che ci fanno ritornare alle nostre abitudini, ai modi sicuri in cui tendiamo a risolvere le situazioni. Se io per tutta la vita uso il cacciavite e sono diventato bravo a usare il cacciavite, nel momento in cui devo mettere un chiodo nel muro, probabilmente cercherò di usare il cacciavite. Non so se è chiaro l'esempio. Quindi prima di tutto, come dicevo prima, arrivare a prendere in considerazione che ci sono altre possibilità che magari semplicemente non ho mai preso in considerazione. Allora, nel cercare di strutturare l'intervento di oggi ho pensato a tre competenze, un po' pensando appunto all'Orca Silent Project di cui vi raccontavo prima. Cosa che non vi ho detto è che appunto veniamo da svariati paesi del mondo, per cui c'è Italia, Stati Uniti, Australia, Giappone, Nuova Zelanda, molti paesi d'Europa, e ognuno porta la propria, come dire, il proprio bagaglio culturale e la propria lingua. Molti degli spettacoli che noi facciamo sono in inglese, molti degli spettacoli che facciamo vengono recitati ognuno nella propria lingua madre. E ci capiamo pur non parlando il linguaggio degli altri. Perché? Perché di fatto mettiamo in pratica quello che vi spiegherò fra poco, quello che vi racconterò fra poco, ed è una sorta di sospensione del giudizio, è una rinuncia a cercare di capire. All'interno di un gruppo come questo, internazionale, la cosa che ci fa, come dire, la prima cosa che probabilmente sentiamo come molto utile non è tanto il farci capire quanto il capire cosa dicono gli altri. Ci serve, no? Per orientarci. Allora, in uno spettacolo dove gli altri attori parlano uno in fiammingo e uno in giapponese e io parlo in italiano, devo rinunciare totalmente all'idea di capire che cosa stiano dicendo e devo cercare di bypassare questa cosa. Devo mettere in pratica l'ascolto, cioè devo capire che cosa stanno cercando di dirmi oltre alle parole. Forse non capirò il contenuto, però capirò l'emozione, cercherò di capire il contesto all'interno del quale viene fatto questo. Per cui, vi dicevo, le competenze, le aree che ho pensato di, come dire, di affrontare in questo percorso oggi sono l'ascolto, la capacità di comunicare, di relazionarsi e la flessibilità, che sono anche tre competenze chiave del teatro di improvvisazione, oltre che essere tre competenze chiave delle relazioni interpersonali fra gli esseri umani. Allora, cosa intendiamo con ascolto? La capacità di leggere, di comprendere i significati espressi dagli altri. Avete presente quando si dice prestami orecchio?
non viene detto prestami un tuo parere, prestami le tue parole. Prestare orecchio vuol dire che ti do l'orecchio e basta, e rinuncio a parlare, rinuncio a dire la mia, rinuncio a dire il mio parere. Non so la vostra esperienza, la mia è totalmente diversa da questo. Quando chiedo a qualcuno di ascoltarmi non sempre ottengo solo l'orecchio. C'è sempre il pacchetto delle parole, dei pareri e delle interpretazioni. Allora, ci sono una serie di ostacoli a quello che dovrebbe essere un buon ascolto e vorrei scoprirli insieme a voi, se vi va. Per cui vi faccio un po' riscaldare vista la giornata. Cosa ne dite? Vi va di fare un gioco sciocco con me? Ok? Allora, quante volte vi capita di presentarvi? Tipo in una settimana, in un anno quante volte vi presentate? Cioè tipo ciao e dici il tuo nome. Tantissime volte. Quando la persona vi dice il suo nome, in percentuale, quante volte lo ricordate? Ok. Ok. Quindi se quella persona mi interessa, io voglio sapere come si chiama, quando vado lì, mi presento. Ok. Diciamo, se la persona non mi interessa, se mi viene inflitta la sua presenza. Diciamo è il contrario. Se una persona sicuramente mi può interessare, sono molto contento. Ok. È vero anche per voi? Può essere che sono così preoccupato di fare buona impressione su quella persona, che questa persona mi dice il suo nome e io non me lo ricordo e poi dopo per tutto il resto della conversazione faccio delle grandissime acrobazie per non dover dire il suo nome. Ma solitamente dico scusa, ripetimi il nome perché me lo sono dimenticato dopo un fantastico, secondo. Fantastico, fantastico. Okay. Allora, il gioco è questo. Vi chiederò, magari ci metteremo in quello spazio lì, vedete che è un po' libero, e faremo una cosa molto semplice, cioè ogni volta che entriamo in prossimità di una persona, un metro, andiamo da quella persona, le diamo la mano e diciamo il nostro nome, ok? Antonio. A questo punto, con questo semplice scambio di mano, questo scambio di nome, io acquisisco il nome di Maria Rita e lei prende il nome Antonio. Lo prendiamo solo in prestito, ok? È come se prendessi un pacchetto che mi porto in giro, d'accordo? Poi dopo vado da lei, Tonia, e io Maria Rita, ok? Quindi adesso io ho preso in consegna Tonia e lei ha preso in consegna Maria Rita. Quando loro due si incontreranno, lei dirà Antonio probabilmente, ne dirà un altro perché nel frattempo si sarà incrociato con altre persone, e lei dirà Maria Rita. Maria Rita a quel punto ha vinto perché è ritornata in possesso del proprio nome e quindi uscirà dal gioco. Ok? Ma a noi interessa vincere come gruppo, cioè non ci interessa che sia una sola persona a vincere, dobbiamo vincere tutti, dobbiamo, per così dire, ritornare tutti quanti in possesso del nostro nome. Ok? Allora, ci spostiamo da quella parte? Ok, allora iniziamo a camminare in questo spazio. Quando ritornate in possesso del vostro nome, uscite fuori, ok? Se incontrate la stessa persona più volte, vi scambierete più volte il nome. Venite. Vieni. Più siamo, meno riuscirà questo gioco e più... Quindi meglio è, ok? Va bene? Vai, iniziamo a girare in questo spazio e quando siete pronti iniziate a scambiarvi presentazioni. Antonio. Guido.
Laura. Maria Rita. Maria Rita. Fabio. Laura. Maria Elena. Maria Elena. Fabio. Antonio. Maria Elena. E io mi sono dimenticata. Cioè quando. Ah no, non mi ricordo il tuo nome. No, tu di là. Ok, ok. Tu... okay. Quello che ti ricordi. Ok, ci siamo fermati perché vedo qualche difficoltà. Allora, tu che nome stai portando in giro? Maria Rita, che è il tuo, giusto? Che stai portando invece in giro Laura. E Laura è uscita invece? No, io sono Maria Elena, quella che non ha detto il nome che portava in giro. Ah, quindi lei, appena lei ti ha detto Maria Elena, tu hai detto vai, ok, e sei uscita. Ok, questo è interessantissimo, d'accordo. Allora, Laura e tu? Io Guido. Guido, ok, che invece è lì, è già uscito. Che cosa è successo? Qualcuno di noi, allora Maria Elena, Maria Elena Maria ha... Esatto, e quindi tu sei rimasta senza nome, d'accordo? Allora, intanto che cosa è successo? Cosa è successo? Che loro stanno pagando per i nostri errori, d'accordo? Cioè loro ritornano, come dire, sono rimaste all'interno del gioco, sanno che non potranno risolverlo, si sentono, ora esagero tantissimo, moderatamente in imbarazzo. Ma non è colpa loro probabilmente, ok? Maria Elena dice, io infatti appena ho sentito Maria Elena sono andata in sollucchero, ho detto vai, e sono uscita fuori e si è dimenticata di dare, di consegnare il suo nome, che per la cronaca era? Perché ma chi sono Fabio? Ok, no, in realtà Fabio era uscito, ok. Quindi si è, come dire, si è cancellato. Si è cancellato, ok? In più un nome si è duplicato. Abbiamo clonato Guido. Guido ha ricevuto il suo nome, però è uscito. Cioè ha ricevuto il suo nome, è uscito. Però il nome Guido è rimasto all'interno del gioco. Quindi che cosa è successo? In qualche modo qualcosa ha impedito a questo gioco di funzionare bene. Che cosa? Non ci siamo ascoltati bene. Non vi siete ascoltati? Qualcuno ha detto non siamo concentrati? Ok, concentrare, mettere al centro della nostra attenzione cosa? L'altro in questo caso. A me è capitato di dare la mano a una persona, di incrociarci, dimmi il tuo nome. Ok, sì. E l'altro, come dire, una volta detto il suo nome, ascoltato il nome, andava via. Fermatevi un secondo, dedicate un secondo in più a questa persona, ok? Assicuratevi di aver capito il nome, diciamolo, per la cronaca, qualunque nome che non sia il mio è solamente un suono, ok? Se io non mi chiamo Antonio, se poi mi chiamerò Fabio, Guido, Laura, Maria Elena, è uguale, ok? Non è il mio nome. Allora, dedicate un secondo in più e soprattutto assicuratevi che l'altro abbia capito, ok? Proviamo a fare un altro giro? Volete che vi dica una cosa? No, ve la dico dopo. Ve la dico dopo. Allora, riprendetevi i vostri nomi. Ok, vai. Antonio. Antonio. Fabio. Tonia. Maria Elena. Fabio. Laura. Maria Elena. Maria Elena. Laura. Guido. Maria Elena. No, sempre io. Laura. Posso fare la mia voce?
Giorgia. Guido. Maria Elena. Ehi! Ehi, sono rimasto! Allora, che nome ti è rimasto? Non mi ricordo. No, ma lei che cosa ti ha detto? Maria Elena. Lei mi ha ridato il mio, ma io già non mi ricordo. Ok, quindi tu in realtà ti sei fuori dal gioco, hai vinto. Però in realtà lei ti ha dato il nome giusto, quindi tu in teoria hai vinto. Suggerisco che il nome che tu non ti ricordi è Antonio. Perché, o al limite il suo, che è Giorgia, che avevo io. Ok? Quindi il nome che tu non ti ricordavi era Antonio. Ok, mio fratello era l'altro, non fatevi due conti. Allora, in realtà in questo giro siamo andati molto meglio, siete d'accordo? Allora, andiamo pure a sederci. Tanto vi faccio alzare fra poco. E pensate che i bambini di scuola elementare fanno questo gioco con due mani, nome del papà e nome della mamma, giusto per darvi una dimensione di quanto loro siano molto più focalizzati di noi adulti. Ed è questa la parola, focalizzati, ok? Loro sono concentrati al 100% in questo gioco, noi meno, ok? Presentarsi è un automatismo, cioè un piccolo pilota automatico nella nostra testa. Quando siamo lì che ci dobbiamo presentare, come diceva Giorgia, magari c'è una persona che mi interessa e alla quale voglio andarmi a presentare, metto, come dire, schiaccio il pulsante che dice programma di presentazione e io controllo di essere a posto, tiro sulla mano, sorrido, stringo la mano, dico il nome. Nel programma però non c'è scritto, si sono dimenticati di compilare anche ascoltare, ok? Perché? Perché di fatto l'ascolto è qualcosa di volontario, mentre l'abitudine è appunto una serie, non so se avete dimestichezza con i computer, è una macro, è una serie di istruzioni che dicono che cosa devo fare in maniera automatica. Gli automatismi sicuramente ci aiutano molto nella vita quotidiana. Guidare è un automatismo. Avete presente le prime volte quando stavamo iniziando, quando stavamo imparando a guidare l'automobile, che inferno? Devo schiacciare quello, poi devo cambiare. Aspetta, devo anche tirare. No, aspetta, devo schiacciare, un inferno. Invece, nel giro di un po' di volte impariamo ad andare in macchina e non ci pensiamo più a come si fa, ok? Diventa qualcosa di automatico, talmente automatico che possiamo concentrarci su altre cose. I guai avvengono quando ci concentriamo davvero su altre cose, tipo telefoniamo nel frattempo, sono così sicuro di saper guidare che... Sì, sì, usare il tablet... Leggere il giornale, ok? E questo che cosa significa? Che l'automatismo, che l'abitudine, perché è di questo che stiamo parlando, mi dà una certa sicurezza di saper fare bene una cosa perché avviene in automatico. Ma abitudine, dal latino habitus, ok? Significa una cosa, cioè abitudine, habitus, significa abito, ok? Allora, io se vado a fare un'immersione non mi vesto in smoking, sebbene mi possa piacere vestire in smoking, ok? È come mi vesto io di solito, ok? Soprattutto non tengo quello smoking per una settimana di seguito, siete d'accordo?
Cosa voglio dire? Che le abitudini sicuramente ci aiutano a vivere meglio, senza troppi pensieri, senza doverci mettere ogni volta che saliamo al volante a dire, a ripassare, allora devo schiacciare la frizione, inserire la marcia, ho di meglio da fare, ok? Però possono essere molto pericolose, perché la mia testa può essere totalmente da un'altra parte. Quindi uno dei grossi ostacoli al nostro ascolto è l'abitudine, ok? Ok, entro in ufficio come al solito, apro la porta, mi siedo, accendo il computer, vado alla macchinetta del caffè, faccio tutto come faccio ogni giorno, la mia attenzione con molta probabilità è da un'altra parte, la mia capacità di ascolto molto probabilmente è da tutt'altra parte. Un altro ostacolo alla nostra capacità di ascolto lo vediamo con un altro piccolo esercizio, se siete d'accordo. Visto che siete, vi posso dividere in gruppetti da tre, ok? Sapete inventare una storia? Allora, il gioco funziona in questo modo. Una persona, se poi abbiamo un po' di tempo magari lo fate tutti, però adesso partiamo con l'idea di farlo una volta sola. Uno di voi sarà quello che proverà a immaginare una storia, d'accordo? Però in realtà il materiale verrà proposto dalle altre due persone, ok? Quindi ci sarà una persona in mezzo, magari con gli occhi chiusi, completamente rilassata. Le altre due persone siedono ai lati del nostro protagonista e gli suggeriranno degli elementi per la storia, ok? Suggerire degli elementi per la storia, tipo uno scenario, un personaggio, un'azione. Esempio, sei in riva al mare. Quello che ascolta, gli piace questa cosa? Se gli piace, farà cenno di sì. E la storia andrà avanti. L'altro dei due dirà qualcosa come, a un certo punto trovi una conchiglia. Quello ci riflette un attimo. Nella conchiglia, alzi la conchiglia e senti il suono del mare e così via, ok? Quindi mi leggo all'elemento precedente per far procedere la storia. Nel frattempo però vi chiedo di, quando ascoltate la storia, di domandarvi se questa cosa corrisponde al 100% alle vostre aspettative oppure no, ok? Perché se non vi piace quel suggerimento potete rifiutarlo, ok? Alzi la conchiglia, la porti vicino all'orecchio e senti il mare. No. Ok? Oppure basta che scuotiate la testa. L'altro dovrà offrire una idea alternativa. Dovrà tornare indietro di uno, trovi una conchiglia, ok? E proporre una continuazione alternativa. Prendi la conchiglia e la getti in acqua. No. Ti butti nel mare finché non ottenete un sì, d'accordo? Quindi chi deve, come dire, chi è al centro ascolta le proposte e le accetta o le rifiuta. Gli altri due cercano di costruire una storia coerente con le proposte che sono state fatte fino ad allora, uno alla volta, d'accordo? Esattamente. Sono tutti suggerimenti. Sono tutti suggerimenti che vengono da fuori. Il narratore li immaginerà nella sua testa, per cui li può arricchire come vuole, ovviamente. Beh, certo. E, come dire, prescinde dalla mia risposta, perché succederà. Se io ti dico immaginati a cavallo, tu probabilmente ti immaginerai il dove, il come, farai riferimento al tuo passato, alla situazione in cui ti è successo un'altra volta, ok? Non abbiamo controllo su quello che succede nella testa degli altri, fortunatamente, quindi, ed è proprio questo il punto di questo esercizio, ok? Quindi limitatevi a suggerire, sì, no, e poi dopo ci raccontiamo un po' che cosa è successo, d'accordo? Ci prendiamo 2-3 minuti.
Allora, magari prendetevi uno spazio tutto per voi, separato dagli altri. Qualcuno potrebbe andare lì, ad esempio. Preferirei che lo raccontassero loro dopo, sì, così si sentono un po' più a loro agio nel farlo. No, 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 può essere qualunque cosa, qualunque cosa, sì, sei un gabbiano che vola, sei a bordo di una mongolfiera, stai esplorando un tunnel, quello che volete. No, no, una cosa piccola. Sei seduto su una sedia. Io lo faccio. Beh, provate a farlo, vi, al limite vi. Mamma. No, no, devi solo dire sì o no. Cioè, sei un bambino e tu ti immagini come un bambino. Ti piace? Ok. E lei va avanti. Ah, tu non devi recitare, non devi... No. Dai. Sì, sì. Tu non racconti niente, tu sei solamente un contenitore che viene... Vai. Allora, sei un bambino? Sei un bambino. Allegro, tanto voglio imparare. Sei al mare. Sulla Sei tu la narratrice? Allora ti chiedo se puoi fermarti un attimo dallo scrivere e semplicemente concentrarti da... Come se non fosse successo niente tra 5 minuti. Ah, va bene, no, ma dopo... Sono proprio una rana. E che ti chiedo di concentrarti su di loro in questo momento, ok? Prova a visualizzare le cose che loro ti suggeriscono. Thank you.
Ok, fermiamoci pure. Fermiamoci pure. Infatti ho visto. Allora, come è andata? Malissimo. Malissimo perché la storia era tragica o malissimo perché a un certo punto è finita, non riuscivate più ad andare avanti nell'esercizio? No, stava peggiorando di un minuto la situazione. Sì, certo, prego, prego. Ok, possiamo chiedere a Guido, ovviamente va benissimo che Guido, come dire, fosse concentrato sulla sua storia, ok, sulla propria storia. Ti possiamo chiedere quando dicevi di no, Guido? Certo. Cioè, perché dicevi di no ad una determinata situazione? Ho provato a lavorare proprio... Allora, premetto che ero un bambino. Nella storia eri un bambino? Nella storia. Ho provato a lavorare sulle mie emozioni. Ok. Quindi è quello che stavo provando io realmente in quel momento, immaginandomi come bambino. Uh-huh. E quello, dicevo di no a quello che non mi piaceva, che non mi faceva piacere. Quello che non corrispondeva alla situazione, alla tua aspettativa? Alla mia aspettativa piacevole. Cioè, nel senso, se andavo a immaginarmi... una situazione suggerita che o non era piacevole o non era divertente, uh-huh, rifiutavo. Ok. E diventava più difficile per le persone che erano con te inventarsi delle alternative per lo stesso motivo, perché di fatto la vostra storia, quella che voi avete iniziato a costruire suggerendo bambino, era la nostra storia. Era la vostra storia, ok? Quindi quando avete suggerito bambino, a ciascuno di voi immediatamente si è aperto un possibile sviluppo della storia. Allora, quindi diciamo un altro ostacolo sono le nostre aspettative, i nostri desideri. Vorremmo che succedesse questo. Nell'improvvisazione, perché di questo stiamo parlando, nel momento in cui avviene un qualunque evento o viene suggerita una qualunque cosa, il cervello degli attori, degli improvvisatori, che lo abbiamo detto prima, non sono solo attori, ma allo stesso tempo sono registi e scrittori, inizia il cervello a raccontare un possibile sviluppo. Ma gli improvvisatori devono anche ascoltare ciò che avviene, quindi questo a volte fa sì che i cattivi improvvisatori iniziano a raccontare la propria storia non avendo più bisogno dei propri compagni di scena, perché non so se avete dimestichezza con il teatro di improvvisazione, se avete mai visto uno spettacolo o l'avete fatto a voi stessi. Il teatro di improvvisazione è un teatro di cooperazione. Io, come dire, ai miei allievi molto spesso faccio, come dire, contrappongo il teatro di cooperazione al teatro di supremazia, che è quello dove quello che ha l'idea più bella, l'idea più forte e riesce a difenderla più a lungo, vince. Ma questa non è improvvisazione, a mio parere. L'improvvisazione è qualcosa che nasce perché lo stiamo creando insieme. C'è un prezzo da pagare e che le mie aspettative in qualche modo vengano deluse, perché io posso avere, nell'esempio precedente, un'ottima idea rispetto alla storia del bambino, che si diceva prima, ma può non andare dove io avevo desiderato che andasse. Okay? Devo tenere conto dell'intervento delle altre persone. A voi com'è andata? Buongiorno. Ha ha ha.
Ho avuto un attimo di quando si trattava di non rispettare la legge. Allora c'era una questione di raccogliere una stellantina. C'era. Però ho detto, ma sì, ma complichiamo le cose, perché deviare dalla. Facciamo dalla fare qualcosa di perverso, raccogli una stella alpina. Non solo, può succedere dopo qualcosa, no? Interessante, perché se segui sempre la strada giusta, cioè è prevedibile quello che accade. Ok. No, è carino. Carino, però cioè, stanno succedendo cose bruttissime. Sto succedendo. La stella alpina ha aperto tutto. Ok. Sì. Quando parli di aspettative non che non vanno in quella direzione, insomma, cioè la storia non va nella direzione delle mie aspettative, parli del narratore o dei suggeritori? Di entrambi in realtà, perché il narratore che si sente protagonista della storia, e lo è di fatto, in qualche modo è quello che decide. Quindi è quello che, come possiamo dire, accetta o rifiuta la storia. Se la storia, come possiamo dire, rispetta le sue aspettative o il suo desiderio, se lo sorprende, non è detto che lui abbia pensato ad uno sviluppo, ma se la proposta lo sorprende piacevolmente, magari la accetterà. Okay? Sì, esatto, cioè, era quella la mia domanda, nel senso che io alla fine... Non avevo elementi, mm-hmm. Quindi la mia aspettativa era legata alle emozioni, forse la loro alla storia. Esattamente, loro a un certo punto potrebbero trovarsi in difficoltà perché non vedono più sviluppi possibili. Sei un bambino, sei allegro? No. Sei al mare? No. Sei con i tuoi genitori? No. Ok. Ok. In realtà qui la risposta è molto semplice, basta guardare lui, cercare di capire le sue reazioni. Lui ha un canale verbale che è sì, no, ma nel frattempo strizza gli occhi, fa delle smorfie, contrae le spalle, si rilassa, respira, si sente... rilassato, si sente compresso. Se noi lo osserviamo diventa molto più semplice. Sei un bambino? Sì, ok. Chissà che cosa gli piace di questa idea. Non avere responsabilità, poter giocare. Qual è quel canale che lo ha interessato quando gli abbiamo proposto sei un bambino? La risposta è in lui, non è in noi. Capite che cosa intendo dire? Se parliamo di ascolto, io posso provare 50 cose, ma saranno tutte nella mia testa. Se io non guardo lui, cercherò di rispondere sempre alle mie aspettative. Ok, domande? Vorrei tre volontari per una cosa molto semplice, una performance di recitazione che funziona in questo modo. Guardate, ve la faccio vedere io, mi concentro. La performance è questa. Fine. La partita dell'Italia. Ok. Sono seduto sulla sedia. Per 15 secondi rimango seduto neutro. Poi accavallo le gambe. Poi lentamente mi alzo. Fine. Ok? Chi vuole provare? Mi servono tre persone. Quindi dice, io ce la posso fare. Ok? Non dovete fare nient'altro che questo in realtà. Qualcun altro oltre a Guido?
perché abbiamo bisogno di farvi uscire dalla stanza, più che altro per questo, perché devo dire agli altri qualcosa. Ok, mi dici il tuo nome? Carlos. Carlos, ok. Quindi Guido Carlos e ci serve una terza persona? Fabio, vuoi farlo tu per noi? Io lo faccio, non c'è nessuno. Ok. Allora chiediamo a voi tre ragazzi di uscire un attimo dalla stanza. Maria Elena prima ha anticipato una cosa, cioè lei ha dato, cosa hai fatto rispetto a ciò che ho fatto io? Ha dato un senso, ha interpretato, no? Tu hai interpretato le mie, il mio comportamento. Sì, sì, beh, certo, no, no, assolutamente. Non era veramente la partita del... C'era sicuramente di più, c'era lì. In realtà c'era molto meno, ma lo vedremo dopo. Loro tre non sanno quali sono le storie che adesso noi ci racconteremo e condivideremo fra di noi. Loro metteranno in pratica un comportamento che io ho suggerito loro, ok? Ma noi vedremo tre storie, d'accordo? Nella prima storia ci sarà un genitore che sta osservando i figli che giocano al parco, ok? Nella seconda storia vedremo un sicario a pagamento pronto a entrare in azione, ok? Nella terza storia un uomo che è in attesa che si liberi il bagno, ok? Va bene? Ragazzi? Ok, sì, venite pure. Allora, uno alla volta venite qua sulla sedia e fate la vostra performance esattamente, se ci riuscite, esattamente come l'ho fatta io. Ok? Allora, Carlos, vi ricordate allora la prima storia che cos'era? Sì. Ok. Guarda dritto di fronte a te. Poi a un certo punto accavalli la gamba. Adesso tiri giù la gamba e lentamente ti alzi. Ok, ok, grazie. Grazie. Il secondo? Vi ricordate anche la seconda storia? Sì. Ok. Allora, ti siedi, guardi dritto di fronte a te. Tiri giù la gamba e lentamente ti alzi. Ok. Vero? Ora ve lo dico, ora ve lo dico. Guardiamo l'ultima. Vi ricordate anche la terza? Ok, cerca di avere un'espressione neutra, Fabio. Lo so, loro ridono. Chissà perché ridono. Ok. Ok, no, neutro, 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 come hanno fatto gli altri? Ok, allora le tre storie. Intanto vi chiedo,
erano coerenti? Avete effettivamente visto quelle tre storie? No, magari pure in casa. Allora, nella prima storia Carlos era un genitore, seduto al parco che stava osservando i suoi figli che giocavano. Mi mancava solo il giornale, il tablet, il cellulare e la sigaretta. Ok. Per osservare con attenzione i figli. Perché si è alzato? Perché si è alzato? Era ora di andare a casa? Ok. Secondo me se ne stava andando perché si era dimenticato pure dei figli. Ok, quindi a un certo punto ha guardato, non c'erano più i figli, ha detto, ah è vero che li ha presi mia moglie all'asilo oggi. Però... Ok. Nella seconda storia Guido era un sicario a pagamento. Cosa ha fatto? Perché si è alzato? Quando si è alzato? Cosa avete provato quando si è alzato? Cosa doveva fare, nel senso che doveva uccidere qualcuno. Oh, concentrati. Ma quando si è alzato nella vostra storia, cosa avete visto? Ah, tipo ok, ho avvelenato quella persona, ok, sono i paramedici che stanno intervenendo, ok, l'hanno dichiarato morto. Quindi la morte doveva essere incruenta. Posso andare? Non lo sappiamo, ok. In effetti io ho provato un brivido quando lui si è alzato. Per me non era tanto missione compiuta quanto ho individuato il bersaglio, adesso entro in azione. Nel terzo caso Fabio era una persona che stava aspettando che il bagno degli uomini si liberasse. Ok? Cos'è successo? Perché si è alzato lui? Perché il bagno si è liberato. Ovvio. Ok? Oppure c'è troppa fila e riuscire ad andarsi. Tutto questo non è mai successo nella realtà. È successo solo nella nostra testa. Lui si è alzato perché gliel'ho detto io. No, ovviamente hanno cercato di giustificare le proprie azioni, almeno io l'avrei fatto, ok? È un, come posso dire, è un meccanismo automatico. Mettevano un'intenzione nei loro gesti. Io questo non lo so, sarebbe da chiedere a loro. Se voi vi siete, voi l'avete giustificata questa cosa? No. Vi siete, come dire, attenuti al riprodurre quello che c'è, esattamente alle istruzioni per cui lo avete fatto. Non ci abbiamo letto tre storie diverse. Ti diamo il microfono così. Ah, ok. No, dicevo, semplicemente cercato di essere il più neutro possibile. Questo era. Non mi sentivo di fare altro, insomma. E questo ha funzionato molto perché ha lasciato più spazio a noi per interpretare, ok? In qualche modo nutrivamo un pregiudizio. Scrivo, voi direte, ma è una lavagna così grande, perché scrivi così piccolo? Per economia, per sintesi, comunque qui c'è scritto interpretazione, pregiudizio, ok? Noi sapevamo già cosa sarebbe successo. La provocazione che vi faccio io è: quante volte in una giornata noi, prima di affrontare una discussione, una relazione, una situazione, un momento di comunicazione con un'altra persona, sappiamo già? Questo certo non ci mette in una posizione di buona predisposizione all'ascolto. Lo abbiamo visto. Qualunque cosa loro facessero all'interno della loro scena,
non faceva altro che confermare la situazione che noi avevamo scelto per loro. Loro non avevano via d'uscita. Li avevamo, per così dire, battezzati e incastrati nella loro situazione. Non so se avete mai sentito parlare della profezia autoavverante, ok? Sono situazioni nelle quali noi abbiamo già deciso che cosa succederà e di fatto iniziamo a comportarci come se le nostre aspettative rispetto a una situazione fossero già reali. Quindi di fatto inneschiamo poi un processo che farà accadere effettivamente la cosa che noi avevamo previsto. Ci sono domande o riflessioni? Sì. La profezia autoavverante non può essere, grazie. La profezia autoavverante, diceva, non può essere positiva se io penso che tutto andrà come voglio, cioè per il meglio, che le cose succederanno bene, eccetera. Negli anni 80-90 andava di moda il pensiero positivo, no? Cioè che in un certo senso è questo. Se io mi approccio, ok, ad un'altra persona in maniera positiva, è probabile che farò succedere cose positive. Sicuramente. Sì, funziona. Non solo, anche insomma il mio atteggiamento più sicuro, più anche rispetto alla cosa che vado a proporre o che intendo fare, eccetera, convince più facilmente l'altro della bontà di quello che gli sto proponendo. Cioè questo mi, dal punto di vista empirico, insomma. Sì, ma sicuramente. Se sono. Ci sono degli studi che ci dicono di sorridere, ok? Avete presente? Non so se avete mai letto. C'è uno studio che ci dice che sorridendo noi mettiamo in moto un meccanismo che alla fine ci farà, non so, nell'arco di 10 minuti, ci farà effettivamente stare meglio, saremo di buon umore, ok? Immaginiamoci questo, visto negli altri, ok? Io entro all'interno di un ambiente aspettandomi di trovare una pessima situazione ed entro già con questa faccia, ok? Se invece al contrario entro, sono sorridente, come dice Maria Elena, sicuro, tranquillo fondamentalmente, gli altri avranno di me un'immagine molto più positiva, ok? Questo non garantisce il risultato, ovviamente, no? Però c'è il limite del 50%, nel senso che ovvio, qualunque ponte è costruito partendo da due rive, è quello che dicevo, questo non mi dà garanzia del risultato, ma sicuramente è un buon inizio. Perché io posso entrare sorridendo quanto vuoi, se hai avuto un lutto un quarto d'ora prima. Esatto, c'è pur sempre la mia storia personale, ok? Allora, concludiamo con un piccolo esercizio, questa parte sull'ascolto. Con uno degli esercizi più difficili al mondo, secondo me, ok? È veramente difficilissimo. Salute. Però partiamo da una cosa molto facile, ok? Partiamo da una cosa molto facile. Vi chiedo di girare per questa stanza, indicare un oggetto e dire il nome di quell'oggetto, il più velocemente possibile, ok? Quindi, non so, lavagna, muro, pavimento, buco, fogli mobili, presa, ok? Quindi girate per la stanza, indicate un oggetto e dite il suo nome. Sì, tutti quanti contemporaneamente, ok? Va bene? Quello che vi viene in mente. Sì, sì. Bell'uomo. Individuo, ok? Quello che volete, l'importante è che il più velocemente possibile diate un nome alla cosa che state indicando. Lasciatevi sorprendere, ok? Vai, prego. Sì, ogni cosa che vedete, tac, tac, tac. Telefono,
microfono. Ok, stop, stop, va bene, rimanete pure dove siete, Maria Rita si siede immediatamente. Com'è, livello di difficoltà di questo esercizio, com'è? Zero? Ok, abbastanza semplice, no? Ok. Esatto. Livello di divertimento di questo esercizio, anche questo più o meno tendente allo zero, vero? Cioè, vabbè, sì, ok, ho capito, vabbè, dopo indico quello, quell'altro, vabbè, dove stiamo andando? Ok, allora, adesso il gioco diventa, come dicevo prima, la cosa più difficile del mondo, perché vi chiedo di indicare l'oggetto, ma di dire un nome che non corrisponda a quell'oggetto. Quindi dal punto di vista prettamente numerico è più semplice, perché le vostre possibilità sono migliaia. Ok? Potete dire qualunque nome, a patto che non sia il nome quello giusto. Indico la sedia, posso dire sommergibile, posso dire occhiali, posso dire acconciatura. Basta che non dica sedia, ok? Vi chiedo di farlo sempre con la stessa velocità e sempre con la stessa energia che ci avete messo adesso. Ok? Pronti? Via! Ciao, buongiorno. Spazio. Cane. Ok, stop un secondo. Stop un secondo. Intanto è molto difficile, vero? Ok. Beh, bene, perché vuol dire che una cosa che sicuramente non sei, ok, è cane. Allora, eppure avete rallentato un po' rispetto alla versione precedente, giusto? Sì. Ok, perché? Perché indubbiamente il vostro cervello vi sta dicendo vai più piano, rallenta, ok? Te lo dico io come si fa questo esercizio, ascoltami, renditi la vita facile, te lo dico da amico. Ok, il nostro cervello cerca di facilitarci la vita, fortunatamente, ci suggerisce soluzioni che ci permetteranno di sopravvivere ed evolverci. Ok, è sempre stato così dalla notte dei tempi. Ci dice rischia poco. Ok? Io ti terrò in vita il più a lungo possibile, ok? Però tu non devi rischiare, ti tengo io... Dipende dal cervello, però. Casa? Cervello. Dipende, è vero, ok? Quindi il nostro cervello sceglie per noi situazioni che ci mettano il meno possibile in difficoltà e trova automaticamente, e questo è veramente qualcosa di grandioso, rispetto al nostro cervello, lui trova automaticamente delle piccole strategie che ci permettono di sopravvivere, fra virgolette, il più a lungo possibile in questo esercizio. Numero uno, rallentare, giusto? Lo avete fatto automaticamente. Numero due, quale strategia avete usato? Inizio a crearmi delle piccole categorie di cose. Gli animali, ad esempio. Ok? Una volta che la strategia diventa animali, io dico cane, gatto, cavallo, elefante. Ah, come sono bravo a fare questo esercizio. Eppure sta succedendo qualcosa di sbagliato rispetto all'esercizio. Cioè, io non sto più concentrandomi su quell'esercizio. Mi sto concentrando solo sulla soluzione. Guardo la sedia, ma per me che quella sia una sedia o che sia la porta d'ingresso non mi interessa. La chiamerò con il nome di un animale perché per me l'esercizio diventa questo. Capite che cosa intendo? Mi dimentico il soggetto con il quale io stavo interagendo, per così dire, concentrato unicamente sul risolvere
la mia piccola ansia, perché di questo si parla. L'esercizio di fatto è imbarazzante di suo, perché io sono costretto a dire molto velocemente la prima parola che mi viene in mente, e se dico cacca, e se dico qualcosa di peggio, e se mi tradisco, se ora dirò tutti i miei più reconditi segreti durante l'esercizio. A meno che questo non sia un vostro problema nella vita, nella vita normale non succederà in questo esercizio, ve lo voglio garantire, ok? Allora vi chiedo di riprovare a fare questo esercizio cercando di non cadere nelle trappole che il vostro cervello vi propone e che secondo la sua interpretazione, secondo l'interpretazione del cervello, sono in realtà modi che lui ha di aiutarvi, poverino. Ok? Va bene? Allora, il più velocemente possibile, lasciatevi sorprendere dall'oggetto, guardate quell'oggetto e scegliete un nome diverso per quell'oggetto lì. Ok? Pronti? Via! Più veloce, più veloce! Più veloce! Fare bene. Ci accomuna queste cose che abbiamo provato attraverso questi esercizi, cioè abitudini, aspettative, desideri, le mie interpretazioni, le mie ansie. Le mie abitudini, le mie aspettative, le mie interpretazioni della realtà, le mie ansie. Qual è il denominatore comune? Cos'è che le unisce? L'incognita, la perdita di controllo in qualche modo. Di chi? Di noi stessi sul nostro cervello. Io, ci sono io in mezzo, ok, me stesso. Vi piace andare al cinema? Vi capita mai di avere difficoltà nel sedile davanti una persona alta con una massa di capelli? Ok. Allora, è un po'... mi viene da dire che tutto questo bagaglio di abitudini, aspettative, ansie, quel testone che è il nostro testone, ok? Questa è la mia capocciona messa davanti a me e l'altra persona, ok? Finché io non riesco a togliere di mezzo tutto questo, io non riesco ad ascoltare veramente l'altro. Devo riuscire a dire alla mia testa
cosa, per favore, ti puoi spostare un po'? O meglio ancora, mi sposto io leggermente, per avere una visione più chiara, perché finché non faccio questo io non riesco ad ascoltare veramente la persona di fronte, me stesso, la situazione, perché sarà tutto filtrato da questo. L'abbiamo avuto la prova prima. Secondo me la cosa più eclatante che è successa è quando tre persone si sono sedute qui in maniera totalmente neutra e noi abbiamo visto tre storie differenti. Quindi se mi ci avete detto, ok, ma in realtà Maria Elena ha messo in moto questo meccanismo ancora prima che l'esercizio iniziasse, mondiale di calcio. Ok? Mi torna anche questo. Vabbè, ho capito, sì, va bene. E quindi? Grazie. E quindi come facciamo? Allora, dobbiamo in qualche modo riuscire a sospendere il giudizio. Tutto questo non sto dicendo che è spazzatura. Questi siamo noi, è una grande ricchezza, è la nostra storia, è quello che siamo, è la nostra personalità, ci serve. Ok? Dobbiamo però essere consapevoli che esiste e che interviene in ogni tentativo che noi mettiamo in atto di comunicare con le altre persone. Se non ne siamo consapevoli, non ne usciamo. Ci guarderemo lo spettacolo con la nostra capocciona davanti. E tutti gli spettacoli saranno uguali. Cos'hai visto? Com'era il film? C'era... come testa. Ok? Non so se avete presente, se conoscete delle persone che ogni volta che incontrano qualcuno dicono, ah, quello lì... Ah, è uno che... Ok? Perché? Perché racconto il mio film personale, racconto ciò che voglio vedere. Ciò che voglio vedere. Perché? Perché questo rassicura me. Allora, ho bisogno di sospendere il giudizio, ho bisogno di creare le condizioni per un ascolto più efficace, bisogno di mettermi in gioco e ho bisogno di entrare in una zona, anzi, più che entrare in una zona, ho bisogno di uscire da una zona di comfort. Ma se lo faccio con le giuste condizioni può essere divertente. E questo è qui che entra in gioco il teatro di improvvisazione. Allora, vi coinvolgo, visto che siete così carini da partecipare alle attività che vi propongo un'ultima attività e poi ci prendiamo una pausa, ok? Allora, vi chiedo di mettervi a coppie, ok? Quello che farete sarà raccontare una storia, una parola a testa. Ok? Sarete uno di fronte all'altro e dovrete raccontare una storia raccontandola una parola a testa. D'accordo? Sì. Sì. Un giorno sono andato a fare la spesa. Ok? Ah, sì, è vero, è vero, c'è un programma televisivo. C'è un programma televisivo. Dove? Sì. Ora siamo in streaming, quindi non posso dire che cosa penso di quel programma, ok? È un programma televisivo. Certo, certo. Sì. Ok. Beh, inibiscono l'ascolto in quanto abbiamo paura di sentirci dire determinate cose che per noi sono spiacevoli in questi termini, oppure non ho capito bene la connessione. Ma io la metto più che altro in connessione col mio sentirmi magari non all'altezza all'interno di una determinata situazione, che è un po' quello che veniva fuori dall'esercizio che abbiamo fatto precedentemente, cioè non mi spingo troppo oltre perché potrei non essere all'altezza del compito, ok? Però in realtà può essere qualunque cosa, può essere il non sentirsi particolarmente a proprio agio all'interno di una situazione, ok? Sentire che l'altro mi sta nascondendo qualcosa, sentire che non sono adeguatamente preparato per affrontare una determinata situazione, che non ho gli strumenti,
che il contesto mi è ostile, cioè tutta una serie di condizioni che mi mettono in una situazione di ansia, che ovviamente restringono totalmente i miei canali di ascolto, perché il mio cervello atavico in realtà mi sta dicendo: guarda che qui non sei a tuo agio, dovresti scappare. Io te lo dico, dovresti scappare. Ok, quindi non sono nella condizione migliore per ascoltare. Non so se questo risponde alla tua domanda. Ok. Allora, va bene, facciamolo così, senza darvi elementi in più. Ve li darò un pezzettino per volta gli elementi, d'accordo? Per adesso vi mettete a coppie e cercate di raccontare una storia, una parola a testa, d'accordo? Allora, vi chiedo di sparpagliarvi un po' nella stanza, lo farete contemporaneamente, vi chiedo di farlo in piedi magari, perché vi permette di essere molto più in relazione, sì, uno di fronte all'altro, il più velocemente possibile. Ok? Puoi osservare da fuori? No, in realtà no. Ho seguito qualcosa, ma non faccio un approccio leggermente diverso. Ok, stop un secondo. Allora, le vostre storie assomigliavano a questo? La mamma è andata al... più o meno questo era il ritmo? Ok. Di chi era il soggetto e chi era il protagonista delle vostre storie? Tu e tuo fratello, ok? Per voi? Voi, per voi? Un muratore, ok. Quando erano successe queste storie? Cioè, il fatto che voi stavate raccontando, quando è successo? Oggi. Ieri, oggi, ma oggi adesso o oggi stamattina? Oggi adesso. Cioè, era la cronaca? Era una cronaca? Ah, stamattina, ok. Era una cosa rituale. Ok. Quindi è qualcosa che succede sempre. Ok, allora, abbiamo visto tre cose. Velocità, che voi avete adattato alle vostre esigenze. Per essere comodi, per farlo bene, per sentirvi a vostro agio, avete rallentato l'esercizio. Due, avete scelto delle persone, anche qua, come dire, dei soggetti che vi fossero familiari, ok, o comunque comodi da raccontare, mantenendo però la vostra identità. Infatti voi due a un certo punto avete detto: di chi parlava la storia? Di lei e di suo fratello, ok? Quindi di un individuo all'interno della coppia. Tre, il tempo. Erano tutte storie al passato. Allora, adesso vi chiedo di fare questo esercizio il più velocemente possibile. Proprio parola. Ok? Però, avete una piccola scappatoia. Se non sapete come andare avanti, quindi se avete un'esitazione, se vi sbagliate, se vi impappinate, alzate le braccia in alto e dite: ancora. Ok? Insieme, lo dite insieme. No. Se uno dei due sbaglia, ok, Mariella, se io sbaglio, insieme diciamo ancora, ok? Come dire, ci assumiamo entrambi la responsabilità di tagliare questa storia e passiamo ad un'altra, ok? Questa storia non vale più e ne iniziamo un'altra, ok? Il mio cattedra. Sì, oppure il mio. Oddio, mi viene in mente una cosa che non voglio dire. È passato troppo tempo. Ancora. D'accordo? Allora, quindi il più velocemente possibile, la possibilità di dire ancora.
la voce narrante è una sola, cioè siamo io, e entrambi siamo la stessa persona, ok? Va bene? Vai. Tota. Andato. Mare. Sbagliato. Più divertiti e rilassati della prima. Molti volevano andare al mare. Non so questo cosa vuol dire sul seminario di oggi, però per terrei conto. Ma comunque io sempre detto sono agitatissima. Certo. Non è che sono pensi che mi sono divertita. Vi potete divertire. Potete divertirvi. In realtà quello che è successo, almeno da fuori, all'inizio, nel primo esercizio, eravate molto concentrati sul risultato, ok? Dopo un po', quando vi ho detto potete sbagliare, è questo che vi ho detto, giusto? Quando vi ho detto potete alzare le braccia e dire ancora, vi ho, per così dire, detto se sbagliate, ma tutto ok, non succede niente, d'accordo? E vi ho anche detto, succederà molto più spesso che voi sbagliate. Perché? Perché dovete andare più veloce, perché la voce narrante sarà una sola, ok? Quindi ho aumentato la possibilità dell'errore. Ma nonostante questo vi siete divertiti di più. Perché? Perché avete colto che stavate mettendovi in gioco e non c'era una posta in gioco così preziosa da perdere. Siete entrati in connessione con un'altra persona e la cosa bella di questo esercizio, quindi dal punto di vista sonoro, io stavo ascoltando i suoni, all'inizio avevate un tono di voce molto basso, poi dopo che avete iniziato a dire ancora si sono sentite le prime risate e avete aumentato naturalmente il volume e la velocità del vostro racconto. Cioè questo significa che avete acquisito autonomamente fiducia rispetto alle vostre capacità. Non dovete credere a me, ovviamente, dovete semplicemente rileggere l'esperienza che avete fatto. Questo è straordinario, perché ci dice che se io sento di avere il permesso di sbagliare, di essere me stesso, sono molto più rilassato e creo un contesto molto più compatibile con una situazione di comunicazione e di ascolto. Ok? Spingiamoci veramente al limite. Magari facciamo entrare Elena, cambiamo le coppie, ok? E rendiamo ancora più difficile l'esercizio, perché vi chiederò di raccontare qualcosa che avviene non ieri, non stamattina, ma che avviene adesso, in questo momento. Sto andando in
spiaggia. Perché? Ok, e apro la porta. C'è una. Ok. Quindi diventa ancora più difficile. Diventa ancora più difficile perché sta avvenendo adesso in questo istante. Ok? D'accordo? Allora cambiamo le coppie.